Una tradizione ultra secolare, parliamo della 116esima edizione, che ha un sempre più vasto bacino di operatori interessati. Arrivano infatti da oltre 25 nazioni le 650 aziende rappresentate negli stand di Fiera Cavalli. Credo che di particolare ci sia un risultato che proviene da un continuo investimento che stiamo facendo su come il mondo può ruotare intorno a questo straordinario amico dell'uomo. E quindi abbiamo lanciato una serie di progetti che stanno avendo oggi un risultato importante, in particolare il turismo. 35 associazioni di allevatori esibiscono quasi 2.800 cavalli di 60 diverse razze. Sempre a proposito di numeri, si parte da una stima di 158.000 visitatori attesi per le oltre 200 iniziative fra gare, convegni e spettacoli, ed un po' di preoccupazione per le politiche del settore. Superiamo quella stagione dell'emergenza. Purtroppo nel passato la scommessa ippica sosteneva tutto il settore, oggi sono calate le scommesse, ciò nonostante il Ministero ha mantenuto intatte le risorse per il settore. Stiamo chiudendo con un anno di anticipo il piano di rientro, quindi era previsto al dicembre 2015, abbiamo mantenuto la stessa disponibilità di bilancio, ma vogliamo all'interno della legge delega riformare il settore della scommessa e soprattutto rilanciare il settore ippico. Fiera Cavalli non sarà però solo in fiera. Sabato in particolare il coinvolgimento della città sarà totale. Nel cuore di Verona, Piazza Bra, prenderanno vita gli spazi di Fiera in Piazza e lo spettacolo di Verona in carrozza, con un particolare trofeo di guida di tradizione. Una tradizione ed un primato che il Veneto vuole confermare, legato in particolare al turismo equestre. Beh sì, prova ne sia che noi come Veneto abbiamo dato vita a delle ipovie importanti e quindi al fatto che bisogna finanziare le ipovie, la loro manutenzione, la tabellazione e tutto quello che poi è l'equiturismo, il turismo equestre in generale, che è un grande elemento di promozione turistica. Beh, diciamo che quando c'era ministro l'attuale governatore Zaia è stato l'unico momento in cui l'ippica, la grande ippica, è stata presa in considerazione da chi governa, e la grande ippica comunque vuol dire poi un indotto positivo su tutto il comparto del mondo del cavallo. In effetti da adesso se ne parla molto poco, e quando di una cosa si parla poco si rischia di trascurarla.